650, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. E quanto avevamo perduto in quei 20 mesi? Quanto di noi stessi era stato eroso, spento. Giunsi a Torino il 19 di ottobre dopo 35 giorni di viaggio. La casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, ma un sogno ancora oggi non ha cessato di visitarmi ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia o con amici o al lavoro o in una campagna verde, in un ambiente placido e disteso, eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco o brutalmente tutto si disfa intorno a me, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Nel sogno tutto è volto in caos. Sono di nuovo in lager e nulla è vero all'infuori del lager.